Prima di cominciare con il video, ci tenevo a chiedervi scusa per il ritardo di quest'ultimo, dato che ho avuto diversi problemi, soprattutto con YouTube, che giustamente deve penalizzare chi porta qualità su YouTube e non chi porta la merda. Comunque ragazzi, il video finalmente è qui, godetevelo in tanti, ed inoltre scusatemi se ci saranno dei problemi di audio nel video, ma purtroppo ho avuto alcuni problemi col microfono. Cercherò di risolvere più presto. Detto questo, buona visione. Se avete mai visto un anime, sicuramente ve ne piacerà qualcuno. Ci sono diverse cose che ci fanno appassionare ad una serie, dalla trama ai personaggi, ma ci sono pure altri particolari che ci invogliano a vedere determinate serie. O perlomeno questo è quello che succede con me. Sicuramente uno di questi aspetti è quello delle opening, ovvero sequenze animate con un sottofondo musicale che ci introducono ad ogni puntata dei nostri anime preferiti. Io sono Feraz e quest'oggi andremo a vedere una top 6, sì, perché top 5 mi faceva schifo, mi stava troppo stretta, delle mie opening preferite. Ovviamente degli anime che sto guardando ultimamente, quindi non ci saranno anime troppo vecchi. Al sesto posto cominciamo già con un'eccezione. Infatti abbiamo Hacking to the Gate by Kanako Itou, l'opening di Steins Gate. Un anime sì, un po' vecchiotto se devo essere sincero, che però ho recuperato solo recentemente e devo dire che mi sta piacendo veramente molto. Questo opening mi piace molto sia per il ritmo che per la cantante, che a mio parere ha una voce veramente molto bella che si azzecca con il ritmo ed inoltre pure con l'anime. Mi piacciono pure gli effetti e le animazioni che si trovano nella opening, che fanno già capire il concetto trattato nell'anime, invogliando sicuramente a guardarlo. Inoltre, il testo è veramente molto bello e significativo, a mio parere. Molto azzeccato per la serie. Al quinto posto troviamo Error by Garnidelia. L'opening di Beatless, un anime molto recente che seguo su Amazon Prime Video, e devo dire che è veramente, veramente molto bello. Infatti, è uno di quegli anime che probabilmente ti devono proprio piacere per fartelo seguire. E di sicuro uno dei pregi di quest'anime, che sicuramente mi ha appassionato fin dall'inizio, è proprio l'opening. L'opening mi piace molto per la base e soprattutto per le animazioni degli scontri all'interno di essa. Vediamo infatti all'interno dell'opening delle animazioni ben realizzate e azzeccate con la melodia, che ci mostrano diversi scontri ed inoltre i vari HIE classe Leisha che sfoggiano i loro poteri. Inoltre il drop, se così possiamo chiamarlo, è veramente molto bello e gasa molto, soprattutto grazie allo scontro tra Leisha e Kouka. Inoltre poi la parte finale dove appunto Arato e Leisha si stringono la mano è veramente molto bella. Anche se tecnicamente l'amore tra un umano e un robot non dovrebbe essere qualcosa di tanto bello, però dettagli. Al quarto posto troviamo Ryusei by Air Aoi. Le opening di Sao sono sempre una garanzia. Infatti sembra strano, ma non esiste una brutta. L'opening di questo spin-off, che non riguarda le avventure di Kirito e neanche in Sword Art Online, ma che riguarda invece le avventure di Karen nel mondo di Gun Gale Online, non è sicuramente un'eccezione. Infatti l'opening fa un ottimo lavoro e la musica inoltre è veramente molto bella. È azzeccata con ciò che si vede, infatti si vedono le insicurezze di Karen, diversi personaggi che fanno parte della serie, e proprio quando il ritmo incalza si vede uno scontro di Karen insieme ai suoi compagni contro altri personaggi della serie, che è a dir poco qualcosa di fantastico. Veramente molto bello, animato da Dio, ed inoltre fa appassionare secondo me alla serie. Inoltre la fine a mio parare è veramente molto bella, anche se Pitou all'inizio potrebbe sembrare un po' stronza, però ve lo lascerò scoprire se guarderete mai questa serie.
La medaglia di bronzo, ovvero il terzo posto, va ad Asphyxia by Ko Shunie. Vi giuro che lo sto leggendo, ragazzi, ed è qualcosa di brutto da leggere. Parlo ovviamente dell'opening di Tokyo Ghoul Re, un anime che ultimamente sto seguendo, ho recuperato le prime due stagioni e guardatelo, è bellissimo, dico solo questo. Dopo una pessima opening a parere di molti, trovata nella seconda stagione di Tokyo Ghoul, finalmente in Tokyo Ghoul Re abbiamo una opening con i contro cazzi. La melodia è veramente bella ed è perfetta per un anime come Tokyo Ghoul, un po' pazzo, penso che abbiate capito. Inoltre è cantata con uno stile che a me piace molto. Le immagini mostrate inoltre, che ci introducono i personaggi e al conflitto interno di Aise con Kaneki, sono veramente molto belle. Questa sicuramente è un opening degna di questo nome. Non a livello di Unravel, ovvero la prima opening di Tokyo Ghoul, ma si avvicina sicuramente a suo livello. La medaglia d'argento e quindi il secondo posto va a Black Rover by Vike Blanca. Parlo ovviamente dell'opening di Black Clover. E no, durante l'opening non dice Black Clover ma dice Black Rover. Appena l'ho scoperto è stato tipo morte cerebrale, però dettagli. Sapete tutti quanti che quando si parla di anime e di top, Black Clover non manca. E ironicamente nel copione ho scritto non manga, perché Feraz fa battute di merda, però dettagli. Anche in questa top infatti Black Clover si guadagna un posto di tutto rispetto. Questa volta con un opening molto viva e incalzante che mostra i miglioramenti e gli scontri di Asta, Yuno e company contro i membri dell'Occhio Magico della Notte Bianca. Certo, la sigla effettivamente, per chi segue il manga o comunque per chi ne capisce qualcosa, è un po' spoiler. Mostra infatti alcuni aspetti che ancora devono essere visti nell'anime e che probabilmente vedremo tra tanto tempo, sinceramente non lo so bene. Però comunque, una volta compresi, vi faranno sicuramente apprezzare di più questa serie. Inoltre ragazzi, Asta che si rialza alla fine mostrando quel nuovo potere, ma non dico altro, ovviamente alla fine dell'opening, è qualcosa di fantastico. Al primo posto ragazzi, abbiamo un opening che mi sta piacendo veramente tantissimo. Non nego che a volte mi capita pure di ascoltarla così dal nulla per passare un po' il tempo. Parlo di Odd Future by Overworld. È l'opening di My Hero Academia terza stagione. È forse la migliore opening fatta per quest'anno? Non lo so, però per me forse lo è, ecco. E ovviamente non poteva mancare quest'opening. E che opening ragazzi, già dal primo ascolto mi ha conquistato. Con una melodia veramente molto bella e con un significato molto importante. Questo opening inoltre è accompagnato da delle belle sequenze che ci mostrano all'inizio, prima di tutto, l'evoluzione di Midoriya, che da ammirare All Might da lontano ci sta al fianco che combattendo assieme a lui, come fa una spalla con il proprio mentore. È un'evoluzione veramente molto bella. Inoltre notiamo appunto una cosa molto simile quando vediamo la misteriosa portatrice di One For All che passa appunto il potere a All Might. E ragazzi, non vi dico niente perché lo vedrete successivamente nell'anime. Io ho letto qualcosina del manga, ecco. È un opening veramente molto bella. Passa dal mostrarci gli apprendisti, gli aspiranti eroi che si allenano, a mostrarci successivamente gli eroi professionisti, tutti quanti messi in posa. E lasciamo stare le Pussycats che sembrano una squadra genio, però dettagli. Inoltre vediamo pure i cattivi, vediamo appunto Shigaraki Tomura che viene appunto incoraggiato, si può dire così, da All For One. Ed inoltre poi vediamo degli scontri veramente molto belli e poi ciliegina sulla torta, alla fine vediamo quando il ritmo incalza al massimo lo scontro finale di All Might. Non vi dico niente, vi dico solamente che sarà qualcosa di bello trasposto ad anime. Però dovremmo ancora aspettare purtroppo. E niente ragazzi, sinceramente questa è un'opening veramente molto bella e merita tantissimo, inoltre ha un significato veramente molto bello. E niente ragazzi, questo video termina qua. Fatemi sapere se voi avete delle opening preferite, se vi piacciono, se non vi piacciono, ed inoltre consigliatemi qualche anime da vedere. Parlatemi un po' magari degli anime che state seguendo ultimamente, mi farebbe piacere instaurare un dialogo qua sotto nei commenti.
Inoltre ragazzi, vi invito ad acquistare il mio Super Multiverse Pack se foste interessati appunto a comprare le mie mod su Xenoverse. Ce ne sono veramente tante, contengono i personaggi di diverse serie e devo dire che è un'ottima occasione per avere un roster bello completo. Inoltre a breve ci saranno delle belle novità. Probabilmente aggiungerò pure qualche personaggio di My Hero Academia quando uscirà il gioco. Comunque ragazzi, lasciate un mi piace al video, commentatelo e condividetelo con i vostri amici. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e attivate la campanella per avere tutte le notifiche fuori dei video. Entrate nel gruppo Telegram e nel gruppo Discord che trovate qua sotto in descrizione per poter parlare con me ed inoltre vincere delle mod gratis se sarete più attivi. Inoltre seguitemi sia su Instagram sia su Facebook, dove io cerco di caricare appunto degli aggiornamenti sul canale, delle storie che vi informano magari quando mancano dei video e tanto altro. Niente ragazzi, vi ricordo della mia conferenza che ci sarà all'Etna Comics il 2 giugno alle 10 al padiglione E1, ovvero la YouTube Alley. E niente, noi ci vediamo in un prossimo video, in una prossima live. Un saluto alla Feraz, bella! Kisah